tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Via le auto da Piazza Andrea Costa a Fano, nuove proteste dei negozianti che hanno il timore di perdere clienti. Droga, smantellata una centrale di spaccio di eroina all'Hotel House di Porto Recanati, numerosi clienti marchigiani tra i 20 e i 50 anni, 4 arresti per oltre 4.000 dosi vendute lo scorso anno. Degrado ed erbe infestanti sui monumenti storici, il comune di Fano rassicura, a breve partirà la rimozione. Elezioni regionali è pronta da febbraio la lista dei candidati 5 Stelle. A Fano Marta Ruggeri elenca le priorità dei grillini e sull'alleanza col PD commenta: è fuori discussione. Un nuovo portale turistico con le eccellenze delle vallate del Metauro e del Cesano. Ecco il progetto del comune di Fano che chiama a raccolta i sindaci del territorio. Aumentate le puntate di Colli al Metauro, riparte dalla bellezza dopo il telegiornale la sesta serata dal Museo del Bailin con i maestri Sauro Nicoletti e Stefano Baldelli. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, hanno paura di perdere i clienti alcuni negozianti di Piazza Andrea Costa a Fano. Da sabato infatti inizia la pedonalizzazione dell'area e non sarà più possibile parcheggiare le auto. Oggi Francesco Salvago ha incontrato un esercente che ha aperto da poco la sua attività ed è contrario al progetto sperimentale del comune. Sentiamo. Piazza Andrea Costa, se alcuni esercenti sono favorevoli alla pedonalizzazione dell'area, altri invece non sono totalmente soddisfatti, come il titolare di questa lavanderia. Io ho investito parecchi soldi su una lavanderia a gettoni, l'ho aperta un mese fa circa, sapevo del problema del mercato al mattino, ma il pomeriggio certamente chi viene in lavanderia con magari piumoni e cose varie, insomma più pesanti, arrivare a piedi è difficile, non mi avvantaggia. Per me il miglior servizio di fare questa cosa è renderla comunque dalle 3:30 quando finisce il mercato, 3:30 fino alle 7:30, che la gente può venire anche qui, sono tutte botteghe, a parte anche qualche bar, ma le botteghe ne risentiranno tutte. Se chiudono questa, fare dei parcheggi carico-scarico, almeno 3-4 posti auto dedicati a dei parcheggi. La gente che vuole venire a fare spesa sa che lì ha dei parcheggi riservati. Secondo me sarebbe logico pomeriggio 4 ore tenerlo comunque ancora aperto per poter usufruire delle botteghe qui sotto. Un'altra cosa che lei osserva e soprattutto anche gli altri commercianti per quanto riguarda la sosta momentanea anche del carico e scarico delle merci. Se non si può entrare in questa piazza è inutile fare dei posteggi carico e scarico merci, non puoi entrare solo se paghi un ZTL, uno non è che viene in centro a fare spesa e pagare e prende il permesso prima per pagare e venire qui, non lo farà mai nessuno. E la Guardia di Finanza di Macerata ha smantellato una centrale dello spaccio di droga, in particolare eroina, all'Hotel House di Porto Recanati in provincia di Macerata. 4 le ordinanze di custodia cautelare eseguite all'alba, 3 in carcere e una ai domiciliari a carico di 2 pakistani, un sudanese e un italiano. Una quinta persona è ricercata. Nel 2019 è spacciate oltre 4.500 dosi, circa 7 kg di eroina per oltre 210.000 euro di profitti illeciti. 50 le unità delle Fiamme Gialle impiegate nell'operazione, tra cui gli specialisti di antiterrorismo e pronto impiego di Ancona. Numerosi consumatori marchigiani di droghe di età compresa tra i 20 e i 50 anni che si rifornivano nel grattacielo multietnico. Alcuni accusarono malori dopo aver assunto l'eroina. E adesso torniamo a parlare delle elezioni regionali, perché mentre alcuni partiti stanno ancora definendo le liste con i nomi, il Movimento 5 Stelle ha le idee molto chiare. Tra i candidati spicca l'attuale consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri, già candidata a sindaco nelle amministrative del 2019.
Se da una parte all'interno dei partiti non sono ancora state definite le liste, dall'altra il Movimento 5 Stelle ha già scelto chi candidare e lo ha fatto dallo scorso febbraio attraverso la consultazione online sulla piattaforma Rousseau. Iscritti abilitati al voto residenti nelle Marche hanno potuto esprimere la preferenza partecipando attivamente alle decisioni politiche. I pentastellati sono entrati per la prima volta nell'aula di Palazzo Raffaello nel 2015. Il prossimo settembre si presenteranno a sostegno del candidato governatore Gianmario Mercorelli, che proviene dal cratere sismico e ha vissuto in prima persona il dramma del terremoto. Già complete quindi le liste nella provincia pesarese sono 5. Marta Ruggeri, candidata a sindaco di Fano nel 2019 e attuale consigliera comunale, Giancarlo Fichera, Pierluigi Ferraro, Sieva Scozzafava e Filippo Villanelli. La Ruggeri ha elencato le priorità dei grillini: ricostruzione post sisma, inclusione sociale, internazionalizzazione di piccole e medie imprese per aiutare ad essere più competitive sul mercato e in particolare la sanità pubblica. Una battaglia che la consigliera comunale ha iniziato anni fa a livello locale e che vorrebbe continuare in regione, ovvero l'ente che ne ha la competenza. Invece l'alleanza con il centro-sinistra è fuori discussione per la Ruggeri. Troppi temi ci portano ad essere all'opposto, ha precisato, uno su tutti, il sistema sanitario. Nei giorni scorsi aveva commentato come inutile e inviata fuori tempo massimo la lettera scritta dal sindaco al governatore Ceriscioli, nella quale il primo cittadino chiedeva di modificare l'accordo firmato 2 anni fa sull'assetto delle strutture ospedaliere. Questa missiva ha tanto sapore di una pezza volta a coprire un buco grande come i lunghi anni in cui il nostro sindaco, aveva detto Ruggeri, non ha fatto niente per potenziare la sanità nel nostro territorio, un obiettivo che invece la candidata non perde di vista. Ancora cronaca, Michele Bright, direttore generale dell'AST di Pavia, l'azienda che gestisce gli ospedali presenti sul territorio provinciale, è indagato dalla Procura di Pavia in merito all'affidamento dei servizi di trasporto sanitario alla First Aid One, una cooperativa sociale con sede legale a Pesaro. Le ipotesi di reato a carico del manager sanitario sono corruzione, frode nelle pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti. A darne notizia sono alcuni quotidiani. Bright, tramite il suo avvocato, ha chiesto di essere sentito dal pubblico ministero Roberto Valli per poter chiarire la sua versione della vicenda. Cambiamo argomento. L'erba infestante che sta nascendo sul bastione del Pincio di Fano non è passata inosservata agli occhi dei cittadini, che ci hanno segnalato anche lo stato di abbandono della zona. Vediamo il servizio di Filippo Pucci. Possibile che dopo tempo e soldi spesi per riqualificare il Pincio adesso dobbiamo vederlo pieno di erbaccia? Inizia così il messaggio di un nostro telespettatore che denuncia lo stato di abbandono del bastione del Nuti. Siamo al Pincio di Fano, dove esattamente un anno fa il comune ha riqualificato l'intera area, regalando così alla città una vera e propria cartolina per turisti, ma anche per gli stessi fanesi. Non si fa attendere la risposta dell'amministrazione comunale, che ha già provveduto a contattare una ditta specializzata per estirpare tutte le erbacce, gli arbusti e le piante infestanti da mura e monumenti del centro storico. Partiranno la prossima settimana, probabilmente inizieremo dal Pincio, che è la zona, diciamo, un po' più sensibile, più importante del centro storico, poi in seguito faremo tutti gli altri monumenti, la Rocca Malatestiana, il Bastione San Gallo e via dicendo. Stiamo aggiudicando, diciamo, la ditta che farà i lavori, sarà la stessa dell'anno scorso, quindi è una garanzia e non ci vorrà tanto tempo. Adesso precisamente dipenderà, insomma, anche dalle condizioni, sì, anche dagli impegni dell'ufficio, però penso che in qualche settimana finiranno tutto. E proprio sul bastione del Nuti le segnalazioni non finiscono qui. Dopo aver sporcato la scorsa volta con del caffè le sedute della terrazza e aver trovato il responsabile, questa volta sono le scritte con pennarelli indelebili a campeggiare su entrambe le sedie in pietra. Sarà compito ora delle forze di polizia, grazie alle numerose telecamere di ultima generazione, a trovare chi, ancora oggi, deturpa il bene comune senza aver un benché minimo rispetto delle cose che ci circondano. Ma secondo alcuni cittadini sono tanti altri gli aspetti da migliorare e curare nella zona del Pincio, come il manto erboso ormai secco e scomparso sia nella parte bassa che sopra la terrazza, senza tralasciare poi la non pulizia della statua di Cesare Ottaviano Augusto, che mostra i segni di abbandono, e delle bombolette spray del carnevale. Ed infine l'inciviltà e la sporcizia lasciata da cittadini e ragazzi, come bottiglie di plastica, vetro, lattine e rifiuti di qualsiasi genere.
Difficoltà durante il lockdown e ancora poche tutele. L'Associazione dei Diabetici di Fano reclama i propri diritti anche attraverso un manifesto. Nelle Marche 60.000 abitanti si dichiarano diabetici, oltre 10.000 nell'area di Marche Nord e 4.000 nella città di Fano. La percentuale di ricoveri per diabete non controllato e con complicanze è più bassa rispetto al dato nazionale, ma mancano ancora sia diverse tutele per chi è affetto da questa malattia cronica, sia un'adeguata informazione. Anche a Fano c'è un'associazione, la FAND, che si batte da anni affinché la categoria possa ottenere più diritti. I centri diabetologici siano rimasti chiusi, aperti solo in caso di emergenze particolari, quindi tutte le visite sono state spostate in avanti. Di che cosa ha bisogno la categoria? Ci sono tanti diritti forse che reclamate? Proprio Covid-19 ha messo in evidenza un aspetto molto importante, che la diabetologia deve in qualche modo stare sul territorio, perché stare dentro gli ospedali vuol dire creare situazioni di questo genere e noi non ce lo possiamo permettere. Quindi la diabetologia è opportuno che non solo a livello regionale, ma proprio a livello nazionale torni sul territorio. Andare sul territorio vuol dire integrarsi con i medici di medicina generale e quindi essere più in prossimità delle persone con diabete, cioè più vicini alle persone. Spesso si sente parlare, mettiamo la persona al centro, no, dei problemi, al centro di tutto. Metterla al centro vuol dire che i servizi vanno verso la persona e non viceversa. L'ultimo ed importante atto che il presidente Benigni ha messo in campo è la realizzazione di un manifesto dei diritti dei diabetici marchigiani. Tra i punti cardine rientrano una educazione terapeutica, più medici specialisti e infermieri dedicati, più risorse da destinare all'uso di farmaci e alle nuove tecnologie. Il manifesto è stato inviato a tutti i sindaci delle Marche e alle istituzioni regionali per una condivisione più consapevole. Come sappiamo, il diabete è una malattia silente, che tu non te ne accorgi di averla, ma quando te ne accorgi rischi di avere delle complicanze importanti. Un manifesto che non si è fermato a livello regionale? No, infatti io essendo anche vicepresidente nazionale della FAND, questo manifesto che è partito dalle Marche è stato portato al ministro della Salute Roberto Speranza proprio per manifestare che a livello nazionale le problematiche che sono nelle Marche non sono solo delle Marche, ma sono di tutta Italia. Torniamo a parlare del bonus bici, perché sono quasi 4.000 le domande presentate sulla piattaforma 210 della Regione Marche per l'accesso alle misure economiche straordinarie post-emergenza Covid-19. Un numero, scrive in una nota il capogruppo PD Francesco Micucci, probabilmente destinato a crescere ancora prima della chiusura del bando prevista per il prossimo 7 luglio. A differenza del bonus mobilità nazionale rivolto ai cittadini residenti nei comuni con oltre 50.000 abitanti, il contributo regionale può essere chiesto dai residenti di tutti i comuni marchigiani senza il discrimine della popolazione. L'agevolazione economica può essere utilizzata per l'acquisto di biciclette anche elettriche, monopattini e altri mezzi cosiddetti green. Un portale turistico con tutte le eccellenze delle vallate del Metauro e del Cesano è il nuovo progetto del Comune di Fano che chiama a raccolta i sindaci del territorio. Una strategia condivisa che parte dal comune di Fano e abbraccia tutti i territori delle vallate del Cesano e del Metauro, un percorso da fare insieme per offrire al turista un'esperienza a 360 gradi dalla costa all'entroterra. Il primo cittadino Massimo Seri e l'assessore allo sviluppo turistico Etienne Lucarelli si sono incontrati in videoconferenza con i sindaci e altri amministratori locali per condividere l'idea di un nuovo strumento web dove coinvolgere tutti i comuni interessati al progetto. Ognuno avrà la possibilità di mettere in vetrina le proprie peculiarità per offrire al turista una proposta ancora più ampia e appetibile. Chiara l'intenzione di Fano di fare questo percorso strategico per la città per crescere a livello turistico. Siamo altrettanto consapevoli che bisogna lavorare per il territorio, perché vendere tutte le peculiarità dell'intera Valle del Metauro e del Cesano è la vera forza di tutto questo territorio. Per cui c'è stato questo importante incontro con i sindaci del territorio, con il sindaco Massimo Seri, nel quale abbiamo parlato appunto di voler realizzare un portale, iniziare con la realizzazione di un portale grazie anche a un finanziamento della Regione Marche di 30
30.000 euro ad un supporto che ci ha dato il consigliere Boris Rapa, dove ogni comune, ogni ente, ogni produttore, ogni associazione può inserire il proprio prodotto, le proprie peculiarità, in modo da realizzare un contesto dove il turista può entrare e trovare tutte quelle cose, quelle attività che in qualche modo possono essere promosse nel nostro territorio. Il turista troverà anche gli eventi, le attività culturali, le offerte delle strutture ricettive private, fino ad arrivare alla prenotazione vera e propria. Lo step successivo sarà quello di collegare il portale all'app Municipium, che esiste già ed è utilizzata da 1.000 comuni italiani e da oltre 5.000 utenti. L'obiettivo sarà quello di vedere sullo smartphone con un semplice clic tutto ciò che il territorio mette a disposizione. La sensazione è un po' che abbiamo tante cose, ma un turista non sa insomma cosa poter fare. Ecco, vogliamo includere in un unico contesto tutto quello che stiamo facendo. Asse Pesaro-Romagna per la marchignolità, Piada Crudo e Squacquerone in cambio della pizza Rossini, Romagna Mia in cambio del capolavoro rossignano Overture del Guglielmo Tell. Per promuovere i due territori, oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha incontrato il bagnino Lorenzo Ercoles, che con i tanti suoi video ha conquistato il web. Stamattina siamo a Cattolica, sono venuto a trovare un ragazzo eccezionale del quale io avrei bisogno a Pesaro come il pane per promuovere la nostra città, ma siccome lui non promuove solo Cattolica, promuove un territorio intero, lo sta facendo in maniera del tutto innovativa, sono venuto a trovarlo e so che qualche idea ce l'ha. Sono qui oggi con Lorenzo, che molti di voi hanno già cominciato a conoscere in questi mesi. Allora lui è venuto a cercarmi, no? Che lui è il sindaco di Pesaro, che è una città che non è mica come Cattolica, c'ha quasi 100.000 abitanti, e ora vuol fare questo gemellaggio, perché io ho fatto il manifesto della marchignolità, che è una roba bellissima, perché noi qua dobbiamo unire tutte le nostre cose belle, fare promozioni insieme, perché loro si sentono un pochettino sempre con la Romagna, abbiamo sempre avuto questi screzzi, invece dobbiamo essere uniti, uniti come i pompieri. Allora abbiamo fatto questo scambio culturale, che io gli ho portato la piada con lo squacquerone e il crudo e lui mi ha portato la pizza Rossini, però capite anche voi che non è pari, perché dai, la piada è... Allora ho voluto di più, allora gli ho dato anche Romagna Mia, che è uno dei canti popolari che proprio ce lo invia tutto il mondo, ma lui mi ha dato un capolavoro che... Guarda, in tutto il mondo lo conoscono, perché ha avuto proprio un'ispirazione divina, che voi dite genio, coma. Rossini alla mia età ha scritto l'Overture del Guglielmo Tell. Io vi consiglio a tutti a casa di chiudere le luci, mettervi nel silenzio e ascoltare l'Overture del Guglielmo Tell. Se non sentite il tocco divino di Co, e lui me l'ha portato da Pesaro, perché ha voluto fare questo gemellaggio della marchignolità, e io sono contento che è venuto qui con me. Bisogna fare una roba insieme, però lui, per dimostrare di essere romagnolo, perché io dimostro di essere pesarese, perché c'è mio zio che è di Pesaro, eravamo a tavola col mio nonno, no? E lui a un certo punto ha detto, lascia G. Allora sai, silenzio, cosa ha detto? È diventato di Pesaro, no? E invece lui ha detto, lascia G, ci mesmamo qua, e si deve pecere, no? Però lui invece, per diventare marchignolo, deve dire che la pide si è par sotto, ha pieso un po' mattone. Grande Lorenzo, viva Cattolica, viva Pesaro e viva i marchignoli. E vi ricordo che tra poco andrà in onda la sesta puntata di Colli al Metauro riparte dalla bellezza. Dal Museo del Balì si esibiranno i maestri Sauro Nicoletti e Stefano Baldelli. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi, ricordandovi l'appuntamento di domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali, buona serata.